Innanzitutto Luca, benvenuto nella famiglia Crotone. Spiegaci le tue sensazioni a caldo dopo la firma sul contratto. No, le sensazioni sono positive, ho visitato un po' la città, quindi adesso sono in cerca di sistemazione e ho parlato con vari ragazzi, quindi come dicevo prima le sensazioni sono positive, non vedo l'ora di cominciare e sono prontissimo. Il tuo curriculum parla chiaro, 348 presenze in Serie A, tanta roba. Sei a disposizione da oggi del gruppo, della squadra del mister, e metterai sicuramente a disposizione del Crotone la tua esperienza, oltre alla tua qualità. Sì, quando si raggiunge una certa età si dice esperienza, giustamente, no? A parte le battute, sì, sicuramente sono qua perché parlando col presidente c'è qualcosa di importante da fare, sono contento di essere partecipe di questo progetto, quindi tutti insieme sappiamo che non sarà facile, però le sfide dure sono quelle che più mi piacciono e che alla fine sono quelle che portano più soddisfazioni, quindi ripeto, sono pronto per ricominciare, contento, felice e non aspetto altro che l'inizio del campionato. Ti chiamano il professore, ci spieghi il perché di questo soprannome? Ma allora, nasce 16-17 anni fa più o meno, ero negli allievi del Parma e l'allenatore della prima squadra era Prandelli e ogni tanto mi allenavo con loro e curiosamente, quando doveva chiamarmi a fare allenamento con la prima squadra, veniva al campo e diceva chiamatemi professore, quindi da lì è nato questo soprannome che me lo porto sin da quei tempi e ne sono felice. Luca, sei un veterano della Serie A, come dicevamo prima, che tipo di campionato aspetterà il Crotone? Tra l'altro si inizia tra poco meno di 2 settimane. Sì, i campionati di Serie A sono imprevedibili e sono sempre duri per tutti, soprattutto per una neopromossa, ma lo sappiamo. Quindi solo attraverso il lavoro, la voglia di fare e il mettere in campo tutto quello che si ha se ne può venire fuori. Quindi adesso entrerò in campo con i nuovi compagni e con l'allenatore, ci saranno cose da prendere, ci vorrà un po' di tempo. Il campionato di Serie A, come dicevo prima, è duro, però penso che questa squadra abbia le potenzialità per fare un buon campionato. Come stai fisicamente? Se conosci già qualcuno della squadra, qualche compagno? Allora, sì, ho avuto modo di parlare con due o tre compagni, contro qualcuno ci ho giocato, da compagni penso di non aver avuto nessuno, però nel nostro mondo è così, quindi faremo presto alle gare, spero, mi hanno detto che c'è un gruppo bello, un gruppo sano, quindi sarà ancora più facile. E quindi, ripeto, non vedo l'ora di incominciare, già da oggi, da domani, di iniziare gli allenamenti con la squadra, col mister e come dicevi tu, di mettere a disposizione quali sono le mie qualità, la mia esperienza. Le condizioni non sono ottimali, naturalmente, uno si può allenare finché vuole, ma finché non entra in campo, fa gli allenamenti con la squadra, partite, così, è sempre difficile prendere la forma, quindi naturalmente non sono al 100%, mi sono allenato, però un conto è allenarsi da solo, un conto con la squadra, quindi mi servirà un po' di tempo per trovare la forma migliore e spero che con l'aiuto dello staff, della squadra, questo possa venire in tempi brevi.